Benvenuti a teletrading.tv. Quest'oggi abbiamo con noi Giancarlo Nelli, gestore del sito www.astrologico.net. La prima domanda che voglio farti è questa: chi sei e come ti descriveresti al nostro pubblico? Allora, io sono un ricercatore nel campo dell'energia, dell'essere umano e in tutto quello che riguarda l'interazione con l'essere umano. Quindi io ho iniziato studiando dapprima l'astrologia e poi capendo che i pianeti influivano sulla vita terrestre. E da lì, quindi, dopo aver osservato alcuni fenomeni, ho capito che c'era una certa attinenza anche con la borsa. Quindi mi sono avvicinato alla borsa, prima studiando la borsa e poi trovando la correlazione tra pianeti e borsa. È una visione un po' particolare, sicuramente. Mi rendo conto. Prima di avvicinarti alla borsa ti sei anche avvicinato, ovviamente, l'hai detto tu, all'astrologia. Ma questo come è successo e perché? È successo per una questione naturale, perché c'è una certa predisposizione di fondo nelle persone. Quindi la mia predisposizione era proprio quella di osservare tutti i fenomeni e collegarli a qualcosa di superiore, e quindi trovavo delle rispondenze nei caratteri, nelle cose che si verificavano, quindi collegavo i pianeti alle persone in questo modo. Quindi è proprio una questione di esperienza personale. Questione di esperienza e di capacità di osservazione. Dopodiché hai deciso anche di applicare tutto questo alla borsa. Esatto. Cosa che sicuramente incuriosisce i nostri telespettatori. Esatto, e non è un discorso complicato e non riguarda tanto gli oroscopi delle aziende, le date di nascita delle aziende, ma riguarda soprattutto i cicli planetari. Perché sicuramente converrai con me che c'è un certo scetticismo attorno a questo argomento. Come è giusto che sia, perché la verità è spesso celata. Come affronti questo scetticismo? Ma non è importante, diciamo che ognuno deve andare avanti per la propria strada e cercare delle rispondenze, delle conferme nella pratica quotidiana, nella vita reale, e quindi in questo caso di trovare queste correlazioni tra pianeti e borsa. Ah, quindi questo scetticismo non influenza il tuo modo di operare? Assolutamente. Un modo di operare di che tipo, però? Perché effettivamente in termini concreti cosa significa? In termini concreti significa collegare l'andamento dei cicli planetari. Quindi io ho elaborato un sistema che si basa sui cicli planetari che mi permette di investire sul mercato, di operare sul mercato senza potenzialmente guardare nemmeno l'analisi tecnica. Perché io ho un sistema che funziona ad onde, quindi onde che vanno a rialzo, a ribasso, e in base a queste onde io posso avviare delle operazioni a rialzo o a ribasso. Quindi mi stai dicendo che c'è una sorta di armonia tra mondo finanziario e mondo astrologico? Esattamente. Quindi io ho provato ad abbinare questo sistema ai vari indici di borsa e ormai sono alcuni anni che seguo questa correlazione che cambia di volta in volta. Cioè ci sono degli indici che rispondono più o meno alle indicazioni dei pianeti, ai movimenti dei pianeti e dei cicli planetari. Quindi hai degli asset che preferisci, sui quali hai delle preferenze per operare. Esattamente. Con maggiore armonia, forse. Diciamo che il mercato principale è sempre stato il mercato italiano, sul quale c'era una certa correlazione già negli anni precedenti. Questa correlazione negli anni è cambiata, quindi ho pensato di verificare se c'erano altri indici, perché io mi occupo soprattutto degli indici, non dei singoli titoli, se c'erano altri indici che erano maggiormente correlati ai minicicli planetari, che è il mio sistema. Correlati nel senso statistico? Correlati nel senso statistico, nel senso che alla fine dell'anno devono dare un risultato positivo. Quindi questi minicicli, correggimi se sbaglio, rappresentano un po' l'essenza del tuo modo di operare, esatto, della tua operatività. Esatto, questi minicicli mi permettono di conoscere in anticipo delle date con cui operare sul mercato. Quindi in anticipo io so già quando entrare a rialzo e quando entrare a ribasso. Questo è curioso e interessante.
Adesso ti faccio una domanda un po' più spinta su questo argomento, se vuoi rispondimi. Il metodo di calcolo di questi micigni, nel senso la filosofia che sta sotto, sapresti traducerla in termini semplici? Ovviamente non si può svelare il calcolo, però è basato appunto sull'inclinazione dei cicli planetari. E questi calcoli possono variare di volta in volta, nel senso che ci possono essere anche delle modificazioni all'interno del sistema solare. Quindi un asset su cui operi non necessariamente sarà per sempre. Esattamente, quindi ci sono stati dei cambiamenti di volta in volta che si sono resi necessari per continuare a mantenere la correlazione tra i pianeti e la borsa. Benissimo. Ora un'altra domanda. Io personalmente, ad esempio, ho provato un po' ad avvicinare a questo mondo e la prima cosa che ho subito capito è che non è facile trovare materiale che possa essere davvero utile. Trovo che ci sia tantissima informazione, ma quando poi è ora di selezionare è complicato. Come fare? È veramente così. Allora faccio il paragone con la musica, nel senso che la musica si basa essenzialmente sulle 12 note, no? Quindi i pianeti funzionano allo stesso modo, bisogna conoscere le caratteristiche principali dei pianeti. Una volta che si è padroneggiato bene questo aspetto, in base alla propria predisposizione si possono orientare gli studi in un determinato modo. È come dire, una volta che ha imparato la musica può suonare qualsiasi brano, qualsiasi strumento, anche a modo proprio. Capito. Se ci fosse un libro, per esempio, perché ovviamente alla gente che vuole imparare a fare trading classicamente risulta chiaro chiederti che libro, dove cominciare in termini concreti. È difficile perché ci sono dei libri, ma non ci sono dei libri specifici per quel sull'argomento che intendo io. Tu hai un sito? Sì. Che si occupa di questo? Per esempio, sul tuo sito è possibile avere informazioni per cominciare? Per cominciare è sufficiente leggere ad esempio dei commenti al mercato precedenti al momento attuale, dove io parlo appunto delle correlazioni che esistono tra i pianeti e la borsa. Ad esempio, in riferimento all'ultimo periodo, abbiamo avuto una congiunzione Sole-Giove alla fine di novembre. La congiunzione Sole-Giove generalmente collegata a momenti di rialzo, quindi se il mercato è già a rialzo e abbiamo una congiunzione Sole-Giove è molto probabile che il mercato proseguirà a rialzo per un periodo anche abbastanza consistente. Ah, quindi mi hai già anticipato sulla prossima domanda, che era semplicemente questa. Se ci puoi dare una tua visione prospettica di quello che potrebbe essere prossimamente appunto il futuro del mercato azionario in questo caso. Ovviamente fare delle previsioni non è mai facile, certo. quindi se tu sei generalmente più ottimista o pessimista, ecco, diciamo che nel prossimo periodo non vedo ancora un'inversione di tendenza forte a ribasso, quindi secondo me il mercato può proseguire ancora a rialzo o comunque andare perlomeno in laterale, non è ancora il momento di una discesa. Allora consigliamo il tuo sito per coloro che vorrebbero approcciarsi a questo metodo e quindi consigliamo di iscriverti. Il sito è www.astrologico.net e ringraziamo Giancarlo Nelli per essere venuto a trovarci. Grazie a voi.